Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video. Mettiamo a posto il letto insieme e nulla. Siccome che il letto lo devo fare di nuovo, quindi mi tocca a fare il letto. Quindi vabbè, nulla, a parte i giri di parole che sto facendo. Ci divertiamo a sistemare sia il mio letto che io stessa. Quindi andiamo subito al sodo e non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, stamattina ho riposato non bene, ma di più, benissimo. A parte che non ho fatto un bel sogno, ma quello vabbè, sorvoliamo che è meglio. Il resto è andato tutto bene. Durante la notte ho dormito d'incanto, ovvero ero al calduccio, per fortuna. E niente, poi cosa dirvi? Mi sono svegliata un po' con un dolore lancinante al ginocchio. Aspettate un attimo, al ginocchio, perché non so, se non lo sapete, sono stata operata mesi e mesi fa, anzi qualche anno annetto fa, al ginocchio sinistro, perché purtroppo sono nata con due malformazioni congenite a tutte e due le mie ginocchia. Quindi il ginocchio sinistro è stato operato, quindi per forza di cosa, ogni tanto il dolore mi viene al ginocchio, ma vabbè. Per il resto tutto bene, io adesso faccio il letto senza darmi troppi pensieri vaganti che non servono a niente. Ci andiamo al dopo. Possiamo cominciare. Luce, perché questa luce così non mi piace, buia anche, no? Non mi piace. Un po' storto questo letto, vabbè. Allora, adesso io mi devo vestire, quindi non so ancora cosa metto. Io penso di mettere la stessa roba che avevo ieri. Ok, e niente, a dopo. Aspettate che qua chiudo. Dov'è? Allora, eccomi qua. Dunque, siccome mi devo truccare perché voglio darmi una bella imbellettata, non dico più di tanto, ma ci tenevo a truccarmi. Allora, l'altra volta mi ho messo questo smalto qui della Pupa, adesso sarà un po' speccato, ma me ne frego altamente. Ed è questo qui della Pupa, non so quanto si possa vedere, ma sto provando a registrare con la fotocamera posteriore e questo è lo smaltino, vedete?
Poi. Allora, ora mi ha già rifatto le sopracciglia perché così non potevo stare. In più mi sto passando un po' di burro cacao per idratare un po' le labbra perché non le ho secche, ma un pochettino sì. E nulla. Ora mi metto un po' di cremina, ragazze mie. E nulla. La palette che andrò a prendere è questa qua della Jewel Deluxe, Jewel Collection, scusate, Deluxe di Makeup Revolution. Questa qua. Non so, ripeto, da quanto si possa vedere, ma questa è la palette. Ecco qua. Te la avvicino un po' di più, non molto, se no la telecamera non mi zooma bene. Ecco qua. E io ho messo un po' di burro cacao, abbondante burro cacao. Poi. Allora. Dunque. Ieri sera dovete sapere che ho lavato i pennelli, perché era da giorni e giorni che non lavo più i pennelli. Vabbè, voi direte, oddio mio, che vergogna. Lo so. Vabbè, no comment. Allora. Come pennello andrò a prendere. Oddio, è bagnato. No, è già asciutto. Vedete il caldo che fa in casa. Si asciuga tutto. Comunque, nulla. Questo è il pennello da sfumatura. Dunque, non so ora che cosa andrò. Se prendo questo da a penna qui, che è asciutto. Sì, ok. Questo qui si sembra un po' stuzzetto, ma è pulito. Questo qua è da penna. E vado con, sì, intanto ho tranciato, dove, una, intanto ho dato un'unghiata, desire, un ombretto che si chiama così, comunque, sì, questo qua, vedete, ho dato per un'unghiata, comunque, senza perderci troppo in chiacchiere, vado a prendere Storm perché mi piace di più di tutti gli altri, chissà perché, boh. Storm. E lo vado a togliere un po' di eccesso. Tanto mi guardo di qua, anche se non vedrò la mazza, non importa nulla. Lo sfumo come se fosse una nuova, no, aiuto, una normale matita, ce la posso fare a parlare oggi, non lo so cosa mi succede oggi, boh. Poi Storm, ne riprendo un altro po' di Storm ombretto e lo vado a ripicchiettare sulla palpebra mobile. Allora, poi Tactic, o Tactic, come lo potete chiamare voi, e lo vado a mettere di qui da sta parte. Vedete, non si vede la mazza perché sto uscendo fuori dalla telecamera come al mio solito. Aspettate che giro lo specchietto perché così non mi vedo. Allora, dunque, adesso prendo il pennello da sfumatura e vado a sfumare bene bene bene. Guardate, ma qua ho l'eruzione vulcanica del mio naso. Faccio il mio cestino tutto. Dunque, qua ripulisco il mio pennello, ok? Scusate se sentite il rumore, ma è inevitabile. Poi riprendo Storm. Adesso sto zitta per un po', se no non mi concentro nel trucco. Tanto questo sarà un trucco veloce. Allora, sto sempre sfumando. Qui mi è entrata qualcosina nell'occhio. Come viene? Cosa mi è entrata? Ah, un ciglio. Te pareva. Ok, per carità.
Oh, ma oggi non è giornata, eh? No, non ce l'ho con voi. È proprio il ciglio come è entrato dentro. Ok, ce l'ho fatta. Yeah, vai, ce l'ho fatta. Sì, perché c'era un ciglio che mi stava rompendo le balls. E quindi ce l'ho fatta a farlo andare via. Sì, vabbè, mi ho rovinato quasi il trucco, ma non importa, lo aggiustiamo adesso. Allora, dunque, non so cosa si possa vedere da questa telecamera, adesso lo aggiusto. Ok. Sperando che non ho fatto tutto il tempo che non si vedeva niente. Altrimenti vi spiego tutto un altro momento. Allora, qua ci vorrebbe un verso rialzo. Ok, non metto altro nulla. Vi faccio rivedere gli ombretti che ho applicato. Allora, ho applicato questo qua. Come vi ho detto, Storm e Tactic. Tactic, vabbè. Come lo leggo io, non lo legge nessuno, ma sorvoliamo, che è meglio. Poi, ora vado a mettere un po' di mascara, ma neanche, non lo so neanche io. Però prima le pettino queste ciglia, perché così sono inguardabili, veramente. Ma io dico veramente. Ora le pettino, dov'è il mio pettinino? Eccolo qua, lo pulisco un po' perché è indecente, veramente. Questo è il mio pettinino, ecco qua. Allora, non mi vedete, non fateci caso perché tanto non serve vedere come pulisco le mie ciglia. Ecco qua, a posto. Più o meno siamo lì. Allora, ora vado con Terra Bronzer per riscaldare un po' il mio incarnato, che è, non dico un fantasmino, ma quasi. E vado di Rimmel Bronzer Maxi Bronzer Shimmer Sun. Una terra abbronzata. Sì, della Rimmel. Allora, siamo base Makeup Revolution. Per gli occhi, cioè non ho messo né correttore né nulla negli occhi perché tanto i miei occhi dopo un po' vanno col paese, per non dire che le mie palpebre sono oleose, quindi di conseguenza cosa succede? Il prodotto si stacca perché non regge, non lo so cosa vuol dire. Allora, se mi trucco in una maniera decente, allora, l'ombretto non si stacca per nulla, rimane intatto tutto il giorno e dico intatto. Se invece uso un prodotto top, è ok, se no veramente esce una schifezza, non mi rimane intatto, non capisco perché. Allora, quindi cosa voglio dire? Questi sono prodotti buoni, bisogna vedere la durata che ho oggi perché non so se l'ho fatto bene o meno, ma voglio vedere fino a quanto durano. Comunque, preamboli a parte, scusate, vado a mettere questo bronzer della Rimmel e faccio la faccia a forma di palloncino di pesce. A pesce, vediamo un po' come parlo io. Parla sugli asinelli, ma vabbè. Aspettate un secondo, perché questa qua. Oh mio Dio, non era ancora asciutto, vabbè. Lasciamo perdere. Non è ancora asciutto, o si può sapere perché? No, non mi piace. Ho mirato una mezza cagata, ma vabbè, scusate il termine, ma ci sta, quando ci sta, ci sta.
Non fa niente, dai. Questo com'è, questo pennello ancora impegnato. No comment. Allora, vado a prelevare quel pennello da terra se riesco. Questo qua che bello asciutto. Si spera il buon Dio di non combinare casini. Questo è adatto, questo va bene. Ma va? Allora, spero che non sto andando fuori telecamera perché altrimenti mi tocca rispiegare tutto da capo e non mi va. Vabbè, lo devo fare per forza, eh. No, mi riferisco al fatto che mi rifarò da parte il video. Tanto sono quella del rifaccio tutto da capo ogni volta. Come rossetto non metto nulla, lascio il burro cacao così com'è per idratare le labbra, tutto lì. Questo lo rilavo, ma stavolta lavato come Dio comanda perché è uscita una schifezza. Non capisco il perché, ma vabbè, no comment. E gli altri lo stesso li metto tutti a lavare, ma ben lavati però stavolta. Perché alcuni non so come sono usciti, scusate, oggi non so parlare, vabbè. Non so come sono usciti, ma ho l'impressione che vadano lavati per bene, perché è una vergogna che a 33 anni non so lavare un pennello. Ma veramente, guarda, lasciamo perdere, sono una povera disgraziata. Scherzando. E nulla. Allora, questi pennelli li metto da parte perché sono ancora bagnati, ma vanno bene. Allora, li ho toccati e non hanno sapone dentro, quindi top. Però questo faceva schifo quando l'ho toccato, quindi nine, non se ne parla. Questa palette è approvata da me da quando l'ho acquistata nei giorni, no, che dico, qualche mese fa e passe più. E mi ci sto trovando bene. Di che palette è? Sempre Make Up Revolution con glitter che sembrano un pack champagne. E questo c'ha quanti ombretti? 20 ombretti. Jewel Deluxe Collection. Questo qua, scusate il cane che abbaia. Ecco qua, vedete? Già. E niente ragazzi, questo era tutto. Il mascara non ne metto perché ho l'occhio infastidito, non si sa per quale motivo, ma va bene, ok. E basta, ragazze. Se vi è piaciuto il video, vi invito per favore a far girare questo video il più possibile. Spingetelo nei consigliati perché so che vi piacciono i miei video. E se non vi piacciono, non venite a criticarmi perché non lo comprendo. Sinceramente, non sono brava, lo so, non sono una truccatrice, lo so. Ma non sono neanche così questo schifo che credete voi. Quindi so che ce la posso fare a migliorarmi. Se mi date la mano ce la posso fare. Altrimenti mi arrangio con le mie forze. Ciao, buona Befana a tutte e a tutti. Buona festa a tutti. Un bacio, ciao, a presto.